Buongiorno amici, iniziamo il video in questo contesto molto giumangesco. Infatti stiamo tentando di proseguire in un boschetto dove speriamo di arrivare a una villa abbandonata molto interessante. Adesso stiamo cercando di usare a nostro favore quello che è rimasto qui. Come vi ho fatto vedere all'inizio proprio di questa clip, qui c'è una casa abbandonata, ma amici abbiamo già dato un'occhiata, perché diciamo che per entrare in questa villa teoricamente passeremo di qui. Lì dentro non c'è letteralmente dentro niente, anche se da fuori devo dire che ha il suo fascino. E anche qua, come potete vedere, ci sono cose abbandonate varie. E io ho un legnetto di spine, aia. Ok, l'ho tolto. Ecco qua, i ragazzi sono passati, cadono pezzi di cose. Ragazzi, vi devo chiedere dei guanti. Aspetta, la mia telefono. Vai. Ha detto che questo è un tubo di ferro che trovate già. Allora aspetta, ti do lo zaino. Piede su. Cazzo, ma come avete fatto? Così? Vai. Beh, tu vuoi darmi l'altra mano? Ah, no, c'è. Vai. Aspetta, aspetta. Uno, due, vai. Bella. Donna, ma quante liane oggi. Sì. Seguiamo intanto amici, come potete vedere. Questa è proprio una camminata nella natura, stamattina come ce ne sono state altre. Beppe, cosa mi dici se ti dico che lì in fondo sembra esserci un'auto abbandonata? Proviamo ad andare lì a vederla. Dove? Quella roba bianca? Sì, quella roba bianca, lo sportellone di un'auto. Però ricordati che c'è una proprietà dietro a questa proprietà. Hai ragione. Proviamo a capire, sembra però che c'è un'auto abbandonata. Vediamo se si vede così. Io andrei dritto verso... No, si vede. Sì. Infatti amici, noi stiamo cercando di arrivare nella speranza di trovare qualcosa di interessante da esplorare. La nostra gallina dalle uova d'oro. Speriamo. Intanto sto provando a vedere la macchina, ma non mi sembra ci sia qualcuno lì. Continuiamo e proseguiamo la nostra camminata in questo boschetto. Beppe si è fermato all'improvviso. No, sicuramente no. Vediamo come va. Sto già salendo un po' l'ansietta, perché comunque è una casa... Sì, che come potete vedere è cresciuta della vegetazione attorno. Ma questa è una tua verifica? Però è una verifica, è una verifica totale. Infatti io cercherei di stare un po' più dietro invece che essere... Allora io intanto provo a vedere dietro, va bene? Visto Beppe che qua qualcuno ha spinto probabilmente con un trattore o qualcosa tutte le macerie magari che sono cadute dall'albero. Io vado dietro e voi andate davanti e poi vediamo chi trova chi. Allora proviamo intanto a toglierci questo dubbio e vediamo all'interno del box... È rimasto qualcosa, sarebbe molto bello. Ok. No. Sono solo tante ragnatele. Tante ragnatele, purtroppo, e basta. Quando si tratta di verifiche, amici, si tratta proprio di capire se il luogo in sé è davvero abbandonato o meno. Infatti stiamo cercando di essere sicuri dell'abbandono di questo posto, di non entrare magari in un luogo che in realtà abbandonato non è. Però ho proprio trovato la porta aperta. Ci siamo. Ed ecco qua. Allora, proviamo a vedere che cosa è rimasto dentro. Abbandonata, direi che abbandonata. Abbiamo già l'accesso per i sotterranei, che non è in realtà un accesso perché le scale sono state distrutte. Madonna, sono spaventato. E qua è tutto quello che è rimasto. Devo dire che da fuori non diresti mai che la prima stanza che trovi è questa qui. Ti aspetti qualcosa di molto di più. Sì, 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 da fuori sembra... presa tipo in su Tirol. Sì. Hai visto tra l'altro che qua hanno tagliato le scale? No. Sì, e non si può scendere più di così. Ma secondo te le hanno tolte o se secondo me le hanno tolte? Perché è proprio di netto, non è che lì ci sono mezze crollate. Le stanno ristrutturando. Può essere anche. Guardate, intanto Fede è bravissima che si mette la maschera. Anche lei soffre dei miei problemi. Più che giustificata. Io lo metterei, però... Allora, devo dire qua, Beppe, che il pavimento migliora veramente tanto. Allora, c'è una porta. Ah, guarda qua che è tutto aperto. Ok. Devo dire che ha senso, ma come ti dicevo, Beppe, a parte che qui abbiamo la scala che sale per ben 3 piani. Bello. Molto bello, però mi aspettavo molto di più, perché da fuori sembrava veramente super tenuta bene. Guarda qua. Gli affreschi che sono rimasti. Sì. Guarda qua che roba, amici. Sicuramente era una casa molto nobile, appartenuta a una famiglia che stava veramente bene. Magari la stessa... proprietà che aveva questa casa aveva anche quel condominio che abbiamo visto, perché dietro non si vedeva, ma c'era tipo una sorta di ciminiera altissima, quindi magari
Questa era la villa dei padroni e quella di fianco era tipo la casa degli operai. Quindi... Sì? Mm. Si hanno tolto tutto, magari era fatta anche in marmo, molto bella, e come ha detto Beppe, come ha notato lui, è stata proprio sradicata. Sì, sì, sì. E qua diciamo che abbiamo un attimino più chiaro di che cosa stiamo parlando e della qualità della casa stessa. Secondo me, mi piace credere che qua ci fosse tipo una sorta di altare, sei stato tu. Mi piace credere che qui c'era una sorta di altarino, non lo so, ma però... sai che te lo volevo dire? Ha proprio questo stile. Io aspetto che finisca di parlare, ma proprio questa cupola, sì, qua morbida, mi dà questa idea anche a me. Sì. Infatti ha l'ingresso che è un po' a parte. È vero, è vero. Come se uno potesse entrare direttamente da qui. Solo per questo, sì. Perché davanti all'ingresso c'è un rilievo con una Madonna. Ah, bellissimo. Almeno l'ho visto di sfuggita prima. Certo. Intanto ragazzi, la nostra fede sta salendo e vediamo dove va. Da fuori, amici, è in netto contrasto con quello che stiamo trovando dentro. Qui sembra quasi che ci sia stata una sorta di inizio di ristrutturazione, come se volessero quantomeno spogliare la casa di tutto quello che c'era per iniziare qualcosa. Mentre fuori in realtà, cioè se la vedete, sembra veramente una casa assurda, come diceva poco fa Beppe, sembra una di quelle case del Sud Tirol, molto caratteristiche. Ci ha fatto proprio strano vederla qui in una zona che è completamente diversa rispetto a quella che uno ha in mente quando parla di Sud Tirol. Quindi, boh, scopriamo il resto della casa e vediamo che cosa nasconde. Devo dirti, Beppe, tra l'altro, che col fatto che sta piovendo oggi rende tutto molto più magico. A me piace un sacco. Sì, 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 sì. Io spero su di non aver problemi con la scala perché non c'è il corrimano. Ok. Tu sai che io non ho problemi di vertigini. Però, esatto, sei una barriera. Proviamo, proviamo. Nel caso ti tengo io, è una delle poche cose dove posso essere più utile. È vero, effettivamente potrebbe essere. Tra l'altro, come potete vedere, amici, di corrimano è rimasta solo questa. C'è? Sì. Tra l'altro sembra molto più moderno questo che c'è su. I gradini, amici, sono letteralmente storti, cioè non ce n'è uno in piano, è assurdo camminare qui. Guarda come sta sudando il soffitto. Vediamo. Sì, è anche un po' crollato, tra l'altro. Cioè proprio piove e lì tra l'altro si vede che c'è un piccolo avvallamento. Però doveva essere veramente una casa incredibile, Beppe, cioè... Gigante. Renditi conto che stanzoni che c'erano. Guarda anche qua. Questo mi sa che è quello che noi stiamo trovando magari staccato, sradicato. Ma giù no. Dici che era marmo, ok. E guardate anche qua, amici, ci sono tutti i mattoni a terra che sono caduti qui dal lato dell'ingresso. E lì c'è proprio un piccolo mattone che super miracolo, non si sa nemmeno per quale legge della fisica. Stai attento. Ma guarda, se possiamo passare di qua sarebbe meglio. Qua abbiamo un'altra stanza, amici, purtroppo completamente vuota. E vediamo se raggiungiamo Beppe passando di qua. Anche se pure di qua, esatto, stiamo passando sopra a un pezzo di soffitto caduto. Mamma mia, quanto fa senso, vi giuro. Tra l'altro guardate l'ingresso, quanto era agile. E noi ci siamo fatti tutto il giro. Però è stato più bello, no? Cioè, sì. Secondo me adesso mi ringrazierete. C'è il fiume, non so se... Ah no, esatto. Ancora. Allora niente. E questo era il loro balconcino, come potete vedere, purtroppo senza più niente. È rimasto pochissimo. Vediamo la nostra fede, visto che è andata avanti e si è portata avanti nell'esplorazione. C'è qualcosa, a parte punti dove letteralmente piove all'interno. Cioè, guardate. Cioè, se per voi è normale una roba del genere. E lì, Beppe, se riesce a illuminarlo, cioè, guardate, si intravedono le goccine. Eccole qua. Facciamo proprio così, eccole qua. Guarda come si illuminano. Fa paura, queste cose qua di solito le trovi quando i ghiacciai si sciolgono, per dire. Hai notato, Beppe, quanto è grande questa porta dove sei tu ora? Guarda proprio la porta qua. Cioè, quanti muscoli dovevi avere per chiuderla? Eh sì. Effettivamente non hanno risparmiato sulla dimensione delle porte. E infatti erano quasi al soffitto d'altezza parete. Mamma mia, comunque vi giuro, è terribile. Cioè, si vede letteralmente le gocce che scendono e si uniscono e poi si accumulano e cadono. Cioè, forse vediamo. Qua è molto più chiaro quello che sto dicendo. È terribile, davvero. Mamma mia. Cerchiamo di starci poco, ragazzi. Anche qua, come potete vedere, sta letteralmente grondando in casa. E qua abbiamo un mini balconcino con degli scalini proprio per arrivare sul balconcino. Quindi era leggermente più rialzato, cosa che si ripete anche da questa parte. Un'altra stanza, abbiamo una camera da letto. Allora, prima di andarci, il brutto è che se non c'è una porta e dovesse crollare il soffitto, siamo finiti. È uno scacco matto enorme. Buttiamoci giusto un occhio. Ed ecco qua. Erano veramente delle stanze gigantesche. C'era una sorta di ufficio di rappresentanza. C'è qualcosa di strano, ad esempio là c'è
Non abbiamo ancora trovato un bagno, giusto così per dire. Sono molto particolari invece questi disegni che abbiamo trovato. Non capisco se era come se dovessero decidere la disposizione di qualcosa o come ragionare su altri punti. Tra l'altro, amici, noi stiamo parlando sotto un punto crollato. Direi di no. L'idea era di ristrutturarlo, ne avranno parlato sicuramente. Sì, è mai attuato. Non vale la pena, cioè quasi buttare giù tutto. Sì. E qua, amici, per la gioia di Beppe, riparte il corrimano, così possiamo salire tranquillamente. Devo dire che anche qui il soffitto con questo buco terribile fa molto molto senso. Sai che era una cosa normale, non so per quale motivo, forse per illuminare con una sola finestra entrambe le porzioni di scale, l'unica cosa che mi viene in mente. Lo so. Ovviamente più grandi facevi le aperture, più luce entrava, quindi era uno stratagemma forse. Qua guarda il tetto. Cioè il tetto non aveva neanche una guaina, sono proprio appoggiate punto le tegole. È pazzesca sta roba. Però non c'è l'amianto. No, finalmente, una buona notizia. Ogni tanto, infatti, amici, come potete vedere, stranissima questa cosa qua, non l'avevo mai vista. Ma che spettacolo qua, guarda. Vediamo. Quanto è grosso. Sì, qua non salirei neanche pagato e quel buco lì non so dove porta. Lì è la luce invece, sì. C'è l'acqua che vediamo da giù. Sì, 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 sì. Quanto fa strano vedere le case di epoche passate? Non mi fa senso? È stranissimo, queste porticine in legno che passano. Sì, 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 poi giù sono enormi, completamente sbilanciato tutto. Comunque sì, ecco, da qua sopra, amici, si vede molto meglio le condizioni del soffitto e di quanto sia ormai precario. Ragazzi, direi già di uscire, anche perché purtroppo non abbiamo trovato nient'altro. Comunque, metti, se oggi riusciamo, ti dobbiamo portare in un posto che ha scoperto Gege a fianco dove lavora. Ah! Ma ci sono... Allora, è vuoto, non ci sono cose, in particolare è rimasta la cucina... Ma delle stanze giganti affrescate. Urca. Ma pazzesche, cioè sono veramente. Dai, belle. Se riusciamo volentieri, mi farebbe super piacere. C'è un piano con dei ganci strani di legno, mai visti. Bene, bene. Super. Allora scopriremo dove lavora Gege, così potete andare da lei a fare tutta la fisioterapia che volete. E niente, amici, mi dispiace per questa esplorazione velocissima, ma purtroppo questa verifica non è andata diciamo come speravamo. Comunque siamo lo stesso contenti, perché oggi abbiamo iniziato davvero la giornata col botto con un'esplorazione magnifica. E quindi siamo super contenti, va benissimo che questa sia andata così. Beppe, andiamo all'esplorazione che in realtà dovevamo fare, perché appunto era una verifica, l'abbiamo fatta visto che avevamo più di un'ora tra la prima location che abbiamo fatto oggi e la seconda che era in programma. Effettivamente è una vecchia casa in cui magari qua il piano terra riceveva la gente, no? C'erano i ricevimenti, c'era la cappella. Sì, sì, ci stava. Però c'erano le stanze e la casa che effettivamente veniva vissuta di più da... È quasi come se fosse una villa di rappresentanza. Ma infatti secondo me questa era la villa barra uffici dove stavano le persone che gestivano questa industria che c'era. Sì, 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 sì. È l'unica cosa che mi spiego. Non abbiamo trovato un cesso, io continuo a dire questa cosa qua. Cioè, bagni zero. Ma è possibile? No, sotterranei? No, oddio, non ci sono delle scale. Attenzione. Paura a mettere la testa dentro perché è piena di ragnatele. Dovete sapere che Gege sta aspettando un pipistrello per avere una scusa per tagliarsi i capelli. Comunque, cioè, questo per farvi capire la mole di vegetazione che c'è più o meno addosso alla casa, perché non è attorno. Attorno sembra che abbiano ripulito, ma addosso alla casa è rimasta veramente questo tipo di vegetazione. Adesso qua è tutta secca, ma fuori è veramente bella rigogliosa, bella verde. Paura fosse monitorata. Esatto. Nel senso che non fosse abbandonata. L'erba è corta, ma in realtà abbiamo visto da vicino che c'è una specie di, come si chiama, aiutami? Non te lo so dire. Cioè non è erba, è tipo un muschietto, sì. E rimane sempre corto. Sì. Va bene, Beppe, ti direi di rifarci il bel giretto che abbiamo fatto prima. Prima di andarcene però, amici, adesso siamo usciti e abbiamo trovato questo punto, non ce ne eravamo resi conto, ma qui abbiamo un camino con, a parte delle scale che salgono. Guarda, cos'è quella? Non lo so, urca. Villeggiatura per anziani. Urca. Abbiamo trovato che cos'è? Casa di villeggiatura per anziani. Cioè, questa, amici, è la targa che diceva quello che era questo posto. Ma dai. Cioè, pensa che l'abbiamo trovato nella stanza in cui meno ci aspettavamo di trovare cose. Beh, almeno si spiega. Però il bagno non si è capito. Il bagno non c'è, il bagno era prato. Il pannolone, sì. A priori. Quanto fa senso poi, tra l'altro, queste due sedute e apparenti. Qua... E, esatto, e questa birra lasciata qua così. Ma non vedessi la birra tra gli amici. Madonna mia, cioè. Una dipendenza con un buon governante. Sì, può essere. Un custode, banalmente. Vabbè, ma pensa abitare qua vicino ai 13 anni. Cioè, io sì, no, 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 lo fai, lo fai. Allora, amici, stavamo uscendo, come sempre non c'è limite
alla fine di tutto. È grosso, eh? Cosa dici, cinghiale? È grosso. Può essere un dino. Secondo me è più un dino. Però proprio si vede il percorsino, proprio zampettato prepotentemente. Tra l'altro da solo, ad occhio. Niente, speriamo non sia un cinghiale che ce lo vediamo correre verso di noi, che può fare anche molto molto male. E niente amici, come vi dicevo, alla fine questa esplorazione qui non è destinata a finire, perché quella che all'inizio di questo video sembrava un'auto abbandonata, e stavo cadendo anche, e a tutti gli effetti è un'auto abbandonata. Ed eccoci qua. Magari parliamo a bassa voce perché sento delle voci e lì vedo proprio un qualcosa di attivo. Allora, Beppe sta andando verso tipo una sorta di mega carro super interessante. Guardate qua, bellissimo veramente. Quando trovo le auto abbandonate mi emoziono sempre un sacco. Proviamo ad avvicinarci. Dentro è rimasto tutto più o meno originale, anche se purtroppo qualcuno, come potete vedere, è arrivato e ha letteralmente spaccato tutto. Un vero dispiacere. Che dici, Beppe? Cos'è? Io sai che non le so riconoscere purtroppo, però è veramente affascinante. No, l'hanno rubato. Non lo so, non so proprio amici. No, ma guardate lì. Ma che roba, aveva tipo una sorta di specchietto che copriva i comandi, diciamo. Sembra molto moderna, cioè adesso le macchine le fanno così con l'abitacolo super piatto. Tanto era avanti all'epoca. No, ma hai visto lì? Sì, Beppe, lo stai proprio adesso prendendo. Quello è il parabrezza, no? Gli hanno proprio staccato, ma ok, non tagliarti. Non capisco che auto sia. Zero. Però non è una Panda. Ma sicuramente ci sapranno rispondere da casa. Sempre completamente diverso. Sì, dai, comunque ripeto, sono contento. È sempre una bella sorpresa trovare un'auto abbandonata, soprattutto di questo tipo. Vero. E ogni tanto sento tipo qualcuno che fa colpi d'accetta. Non so se è vicino o meno. Gege, tra l'altro, ha trovato questa cosa qui, amici. Non sappiamo se è tipo il motore. Adesso Beppe ci saprà dire meglio. Sembrerebbe. Sì, è un proprio sradicato così, male. Eccoci qua. Siamo davanti a una struttura veramente molto particolare. Devo dire, ragazzi, contro ogni pronostico, che è stato sistemato veramente molto rispetto all'ultima volta che sono venuto qui. È incredibile questa posta. Se pensi che è stata tutta completamente costruita da una persona a mano, sì, è veramente incredibile. Cioè, guardate che roba. È veramente una roba assurda. Però sì, lo vedo molto più sistemato, perché vi giuro, quando sono venuto qua 3 anni fa, era tutto molto più disastrato. Si vedeva che era un luogo poco gestito. Mentre dentro qua lo vedo anche pulito adesso. Proviamo a vedere, c'è modo di salire? Hanno anche, come potete vedere, chiuso con delle catene di lucchetti tutte le porte che erano letteralmente aperte. Allora, venite con noi amici. Cioè, anche queste scale sono state costruite letteralmente a mano. Cioè, non è che sono venuti qua una squadra di costruttori a farla. Quindi è veramente un posto epico. Guardate anche qua. Beppe, proviamo a vedere se è aperto. È aperto, sì. Com'è? È stato tutto sistemato. Non ha senso questo posto. Beh, è bellissimo che è stato tutto sistemato così. Assurdo. Ma cioè, è abbandonato. Boh, tu lo sai, l'hai capito. Cioè, è tutto aperto. È pazzesco, vero? Cioè, più che altro è che è stato tutto fatto con dei materiali di recupero. Però vi giuro, quando ero venuto qua l'altra volta, era un completo disastro. Probabilmente, secondo me, adesso qualcuno o è passato o qualche urbex in qualche modo l'ha recuperato. Chiudiamo, ovviamente. Sì, tutte diverse, è bellissima questa cosa, è super particolare. E niente, qua siamo alla fine. Siamo alla fine. Bello. Dimmi cosa ti ricorda. Cosa ti ricorda? È vero, ricorda un sacco il mondo. Secondo me sono cugini. No, devo dire che è cambiato tutto. Stranissimo vedere ovviamente un luogo che è stato recuperato, un luogo famoso nel mondo dell'urbex, proprio per essere qualcosa di abbandonato da veramente tanto tanto tempo. Che dire, questa esplorazione è andata. Diciamo che gli episodi del giovedì servono un po' anche a questo. Adesso non so se vi mostreremo un'altra esplorazione o meno. Nel caso, ovviamente, vi ringraziamo di aver visto il video fino a qui. Ovviamente, come sempre, vi lasciamo con il gesto del mare. Ci vediamo presto con una nuova esplorazione. Grandi amici, il mare.